Benvenuti, oggi proviamo a modificare questa foto che ho scattato sul fiume di Parma, la Parma appunto. La foto è un po' scura e il cielo è un po' bruciato, quindi è anche un po' storta, ha molti difetti. Quindi prima di tutto la andiamo a raddrizzare. Come linea dell'orizzonte prendiamo questa linea qui. Quindi quello che andiamo a fare è aumentare un po' l'esposizione, però vedo che qua mi segnala che ci sono delle parti bruciate e delle parti invisibili, cioè troppo nero e troppo bianco. Allora andiamo prima di tutto ad abbassare le luci, in questo modo l'istogramma si abbassa e vado a recuperare dove prima era bruciato il tramonto del sole. Con le ombre vado ad aprirle un po' in modo da tirar fuori anche quello che prima non si vedeva, in questo modo. Quindi aumentiamo un po' i bianchi. Possiamo quindi provare ad aumentare un po' l'esposizione in questo modo. Qui vedo che ho ancora delle parti un po' scure. Quindi quello che posso fare è spostare i neri un po' più a destra. Ok, come vedete l'alert scompare. Poi una cosa che solitamente faccio è, essendo un po' di sera così, voglio rimuovere un po' di foschia anche per rendere dare più profondità agli elementi, quindi aumentiamo dell'11% e lo stesso anche il contrasto. In questo modo resta tutto più marcato. Qui possiamo andare a lavorare sulla vividezza, tirare fuori i colori, diciamo, con i medi, e anche la saturazione, in modo da tirare fuori i colori delle case che sono molto belli. Poi, essendo un tramonto, comunque una giornata di sole, quello che vado a fare solitamente all'interno dei toni sulle luci vado a posizionarmi su circa un 40% e poi aumento la saturazione per dare un po' di calore a tutta la scena. Come vedete, il cambiamento non è male. Tornando su, vado a dare un po' di chiarezza agli elementi, in modo da tirarli ancora fuori, ancora di più. E volendo possiamo aumentare anche, dare più luminosità ai colori gialli delle case, quindi farli diventare un po' più arancioni, in questo modo qua. E l'arancione non troppo, possiamo tirarlo maggiormente fuori. Io direi che già così potrebbe andare. Voglio fare un'ultima prova, cioè mettere un livello tondo dalla parte del sole, andargli ad aumentare l'esposizione e provare a aumentare anche un po' la temperatura. Per fare come se fosse il vero sole che andava a illuminare questa parte qua. Io direi che potrei essere anche soddisfatto così. Andiamo a vedere il prima, era una foto scura, storta, e il dopo. Prima e dopo. Spero che questo video tutorial vi sia piaciuto. Grazie per avermi seguito. Ci vediamo al prossimo video.